Buonasera, sono Pasquale Taverna, neosindaco del comune di Bianchi, un piccolo comune dell'Alto Savuto, della Presila. Questa sera abbiamo organizzato una manifestazione che conclude l'Agosto Biancaro. La serata è dedicata sul tema della Taranta e quindi vogliamo sì che viviamo quest'ultima serata agostana in compagnia, in allegria. Certamente ci siamo spesi un po' come amministrazione comunale. In tempi brevi siamo riusciti a fare un cartellone che abbiamo coperto parte di luglio e il mese di agosto. Abbiamo cercato di fare qualcosa che poteva attrarre un po' sia le persone adulte e sia i giovani e i giovanissimi. Delle manifestazioni che onestamente hanno dato una vivacità a questo paese e di più ho registrato una grande partecipazione di giovani che si sono prodigate affinché alle manifestazioni potessero veramente accomunare tutto. Gli amici emigrati all'estero, al nord Italia e in Europa che sono tornati sono rimasti molto contenti di questo spaccato agostano che ha permesso loro di vivere in serenità e in allegria. Bene, noi abbiamo aperto con la manifestazione sul palio, diciamo, che è stata la principale, o il Palio del Rione, che è la seconda edizione, ma a tratti che risultava la quinta edizione realmente. Questo Palio del Rione è voluto da un gruppo di giovani biancari, un gruppo senza interessi che si è prodigato moltissimo affinché riuscisse. Palio del Rione inteso come giochi popolari, quei giochi popolari di una volta che sono stati portati in piazza e dove i ragazzi, principalmente i giovanissimi, si sono divertiti un mondo, sono messi alla prova e hanno veramente messo in evidenza le loro capacità. Questo palio è riuscito perché abbiamo fatto 5 serate. Noi come amministrazione comunale abbiamo dato il nostro supporto. Abbiamo cercato di dare il nostro contributo per la migliore riuscita. A loro va questo applauso perché sono riusciti a farlo proprio senza chiedere contributi particolari. Il loro impegno ha portato che il paese si potesse divertire. Un'estate che tra l'altro ha visto anche l'impegno di volontari e di associazioni. Noi abbiamo inserito anche come comune degli spaccati culturali, 3 presentazioni di libri, una particolare veramente ha toccato tutti. Abbiamo rivissuto il momento del 1961, quello sulla Fiumarella, il disastro ferroviario dove persero la vita 71 ragazzi studenti che andavano a scuola il famoso 23 dicembre del 61. Beh, lo scopo è stato quello di presentare il libro di Giovanni Petronio. Quella sciagura ha servito certamente al ricordo e alla memoria, ma a noi in questo momento è servito pure parlare di un problema reale, il trasporto, i trasporti sulla ferrovia, la ferrovia delle Calabro-Lucane di una volta, oggi Ferrovia della Calabria, che da Soveria Mannelli a Rogliano da 10 anni è interrotta a causa delle frane nella zona di Scigliano e Carpanzano. Quindi abbiamo fatto anche il punto della situazione e abbiamo chiesto a gran voce, come lo chiediamo anche stasera tramite TV, Liberi TV, di mettersi in opera il più presto possibile affinché questo tratto possa essere di nuovo riattivato. Perché quel collegamento ferroviario Cosenza-Catanzaro, dove tutti per una vita abbiamo frequentato, e oggi ci manca veramente molto, perché ha eliminato molti collegamenti fra i piccoli paesi. Altra manifestazione interessante è uno spaccato sui ragazzi.
5 anni, 10 anni, abbiamo portato nella biblioteca un mago, così per dire, che le ha divertiti moltissimo con giochi di prestigio. Veramente è stato eccellente. E ancora l'altra sera il gruppo dell'amministrazione comunale con i consiglieri si è adoperato a rappresentare la favola di Cenerentola, letta la storia e rappresentata questa. Tutto per dire che cosa? Che siamo riusciti a fare altre manifestazioni quasi a costo zero, perché il nostro problema oggi è che non possiamo investire per fare delle serate di un certo livello culturale, storico, che abbiano un certo peso, o portare, come dire, artisti di grido, perché ormai i contributi nei comuni sono veramente limitati, sono pochissimi. E noi siamo riusciti in ogni caso a fare qualcosa, anche alla generosità, come stasera, i gruppi che si esibiscono stasera sono totalmente gratuiti, hanno offerto la loro performance proprio in nome dell'accoglienza, del ritrovarsi, non pensando al denaro, ma pensando di allietare la serata alle persone. Cosa dire? Che in un paese come Bianchi e anche paesi limitrofi, se il periodo estivo non c'è un qualcosa che possa attrarre, è veramente un peccato. Ciò significa che bisogna prodigarsi il più possibile a far sì che qualche cosa nasca. E io ho notato una cosa, che nei nostri paesi c'è molta attività, ci sono ragazzi molto capaci. Abbiamo scoperto a Bianchi dei ragazzi che scrivono molte poesie, ma che non hanno avuto mai la possibilità di presentarle. E beh, noi quest'anno abbiamo fatto la serata dei poeti, accompagnati da ragazzi che hanno suonato la chitarra classica, e abbiamo ascoltato delle poesie e i pensieri, l'anima di questi ragazzi, i quali hanno dimostrato di avere veramente delle capacità. Quindi voglio solo dire che in paese ci sono persone con qualità eccellenti, basta saperle tirare fuori. E allora noi dobbiamo impegnarci affinché ognuno possa sentirsi partecipe, operativo, a far sì che dia un senso alla sua vita, a quello che vorrebbe esternare fuori, e nello stesso tempo far partecipare il paese. È difficile, ma noi ci stiamo provando. Che dire, che auspichiamo un futuro migliore, un futuro dove tutti possono dare il loro contributo, e io come sindaco di questo piccolo paese mi sto impegnando e lo sto gridando ogni giorno di invogliare i giovani di venire al comune. La porta è aperta a tutti, e trovare che ogni struttura può essere a loro disposizione proprio per migliorarsi, per qualificarsi, per riuscire bene e regalare qualcosa al paese, perché il paese è ricco di talenti. Io voglio dare un ringraziamento enorme alle suore di Bianchi che si sono impegnate, al parroco, alle forze dell'ordine, e a questi comitati spontanei come quelli del Palio in primis, i quali si sono veramente prodigati e ancora continueranno a darci una mano affinché Bianchi possa non essere primeggiare assolutamente, ma dare un segnale da che da questi piccoli paesi qualcosa si può fare. Non aspettiamo il nome del grido di una città, un cantante chissà dove. Qui nei nostri paesi, tipo Soveria Mannelli, Carropoli, Colosi, ci sono ottimi professionisti, tra virgolette, ma sono tutti giovani che hanno voglia di dare. Quindi aiutiamoli a fare una serata. Non c'è bisogno di andare a spendere denaro portando chi, quando noi abbiamo veramente persone che possono essere capaci qui. Un'ultima cosa voglio dire, giorno 3 settembre ricade il 37esimo anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. A Bianchi il 2014 abbiamo intitolato una piazza. Beh, per la prima volta giorno 3 verrà ricordato qui a Bianchi,
proprio perché vogliamo ricordare un uomo che si è sacrificato per la patria, un uomo che ha perso la vita insieme alla moglie, all'agente di scorta. È vero che è successo a Palermo, ma Palermo può essere ogni città. E da Bianchi vuole partire anche questo messaggio di ricordare le persone che hanno dato la vita, che hanno dato se stessi per la legalità e per il paese. Quindi ci prodigheremo ancora a riuscire a fare delle manifestazioni culturali e delle manifestazioni che possono veramente allietare il paese. Tu sono mia.